cari telespettatori non trovo parole diverse per introdurvi e che il linguaggio umano è quello che è benvenuti nel salottino dell'altra voce vogliamo ricordarvi ormai sono tanti anni diversi anni che molti di voi siete affezionati telespettatori con il nostro consueto appuntamento e stiamo trattando una nuova serie questa è la seconda puntata della nuova serie su cui e stiamo discutendo, parlando, illustrando l'argomento della predicazione. La prima trasmissione è stata di ordine generale, in questa trasmissione passeremo su quelle che sono delle reali particolarità che riguardano eh, l'Antico e il Nuovo Testamento. Infatti in questa trasmissione parleremo della predicazione del Libro della Genesi, ma prima di continuare come sempre, come è necessario, voglio presentarvi i servitori, i pastori che fanno parte di questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Romeo, il pastore Paolo Malerba, il pastore Michele Passaretti. La predicazione è stata già detta abbastanza la volta scorsa, ma credo che qualche altra cosa lo dirà sicuramente il pastore Michele, a cui rivolgo anche una domanda, anche se la prima sembra sempre banale, ma ha la sua importanza. Ci sono difficoltà nel predicare sul libro della Genesi? Assolutamente no. Anzi, personalmente, credo come me e tanti altri colleghi pastori, eh, improntiamo il nostro messaggio su quello che è la prima figura che ci viene eh, leggendo, aprendo la Bibbia e leggendo la Bibbia, il Dio creatore. Ecco, nel principio Dio creò. E questo che noi intendiamo, come dirà la lettera agli ebrei, noi intendiamo attraverso la fede, non perché vogliamo polemizzare oppure abbiamo dei trattati scientifici per, che sostengono le nostre tesi. L'unico nostro trattato è la parola di Dio e per la fede in Dio... Noi crediamo, predichiamo e annunciamo che Dio è il Creatore. Lo facciamo in antitesi con il pensiero moderno degli ultimi, eh, ultimi secoli, dove c'è stata eh, la teoria, la famosa teoria dell'evoluzione, la quale si pensava attraverso eh, queste nuove idee, alcune indubbiamente anche encomiabili rispetto alla conoscenza, ma che volessero in qualche maniera sradicare il pensiero dalla mente degli uomini, degli esseri umani di questo Dio che crea. Dunque non siamo più stati creati da Dio, ma veniamo dalla scimmia, dall'evoluzione, eccetera, eccetera. Bene, a questo come predicatori, come fedeli, come uomini e donne di fede cristiana, noi prendiamo questa sfida proprio attingendo dal libro della Genesi dove... Dio entra nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra comprensione attraverso questa sua meravigliosa immagine, colui che ha creato tutte le cose. Nel principio Dio creò, Dio è il creatore. Bene, e fatta questa prima premessa passiamo a una seconda domanda. Parliamo di Noè. Chi non conosce almeno storicamente Noè, Noè è stato il primo. Predicatore ufficiale che troviamo nella Scrittura. E predicò un messaggio, la cui domanda la rivolgo al pastore Paolo Malerba, e nella sua predicazione c'è qualche attinenza ai tempi di oggi? Sì, anche nel Nuovo Testamento l'Apostolo Pietro fa riferimento a Noè quale predicatore di giustizia. Difatti, in un mondo corrotto come quello di allora, Egli era l'unico che predicava ciò che era giusto, vale a dire il ravvedimento. C'era tale malvagità a quell'epoca che Dio non la poteva sopportare più. Nello stesso tempo, essendo un Dio di amore, desiderava che eh, comunque anche in, quella, in quel tempo ci fosse una predicazione che portasse gli uomini al ravvedimento, al pentimento, per non operare un giudizio tremendo su quel tipo di umanità di allora. E si servì di questo uomo, Noè, che era un uomo giusto, unico giusto si può dire di tutta quella generazione di allora, il quale non solo predicò la giustizia di Dio, cercando di portare il ravvedimento, cercando di portare gli uomini al pentimento e a un cambiamento di vita, cioè a distogliere l'uomo dalla propria malvagità, dalla propria corruzione, perché scritto nella Genesi, appunto, proprio in quell'epoca, tutti gli uomini erano corrotti, nessuno. Operava giustamente, rettamente, nessuno operava con amore, con bontà nei confronti del, del prossimo. Tant'è vero che Dio aveva deciso di eliminare quel tipo diciamo di generazione dalla faccia della terra e salvò soltanto Noè, il quale comunque non solo predicò con la parola, ma predicò anche con gli atti, con i fatti. Tant'è vero che costruì quella famosa arca della quale si parla ancora oggi a livello proprio quasi blasfemo. Quasi in maniera da rendere ridicolo il suo operato, ancora oggi. E invece, il suo costruire l'arca era la testimonianza che ciò che egli predicava era, era retto, era giusto. E difatti, preparava per sé e per la sua famiglia la salvezza, conoscendo pienamente, pienamente convinto che Dio di lì a poco avrebbe mandato un grande giudizio sull'umanità di allora. Oggi naturalmente ci ritroviamo allo stesso punto di millenni fa. Chi può dire che oggi non ci sia malvagità, non ci sia corruzione, non ci sia violenza, non ci sia odio nei confronti del prossimo? E grazie a Dio ci sono oggi tanti predicatori di giustizia. Sono quelli che annunciano Gesù Cristo e anche la sua venuta, perché non tutti sanno. Proprio giorni fa parlavo anche con dei religiosi e non sapevano che Gesù deve ritornare che Gesù sta per ritornare e, e mai come oggi bisogna contrapporre ai facili costumi, alla corruzione questo messaggio. Gesù sta per ritornare, Dio sta per giudicare il mondo e, e quindi è necessaria questa predicazione alla stessa maniera come fu necessaria all'epoca di Noè quella predicazione che tuttavia non salvò nessuno tranne lui e la sua famiglia. Dobbiamo anche dire che anche l'archeologia poi... Ha dato ragione al libro della Genesi riguardante proprio a Noè e all'arca, perché da ritrovamenti abbastanza recenti è stato accertato anche eh, quell'arca quell fatta in quella determinata maniera. E come diceva ancora il fratello Paolo, il servitore, il pastore Paolo: siamo veramente in tempi che non sono dissimili, anzi, credo che sotto l'aspetto numerico siano ancora. Più, eh, più grande di, quel, di quell'epoca. La prossima domanda la passiamo a quello che è il responsabile della preparazione di queste domande. Lo devo dire perché la volta scorsa ce n'è stata una sibillina proprio, eh, il pastore Michele Bassetti. Lui che voglio dire ai, ai nostri spettatori in modo che sanno che se qualcosa, qualche domanda non piace sapete con chi prendervela e lui, proprio lui è il colpevole che prepara queste domande e a volte ci fa qualche eh, piccolo scherzetto perché gli piace un pochino giocare sugli humor, su, su certe domande un po' impertinenti. E adesso la domanda impertinente la capita, capita proprio a lui. E, e Cosa ci dice al riguardo di quello che per molti è la storia di Caino e Abele? Abele. Spero che se c'è qualche domanda invece che piace sapete con chi complimentarvi così. Vi leggo alla eh, gentile ironia del pastore Remo. Effettivamente la storia di Caino e Abele è la storia della Genesi, quindi della storia umana. Io lo definirei, credo a ragione, il padre di tutti i crimini, perché da allora in poi è avvenuta appunto questa eh, azione violenta. Dell'uomo verso il suo prossimo: è vero che c'è stata precedentemente il peccato della ribellione di Adamo, ma era un peccato di una disubbidienza verso Dio. Mentre invece la Genesi ci descrive questo peccato proprio a sottolineare la degenerazione dell'uomo, ormai nella sua condizione di decadenza. Oggi. Uh, siamo rimasti nei nostri giorni anche molto scossi per efferati crimini dei mesi scorsi. Abbiamo uh, ricordato la morte del bambino di Tommy Tommaso, oppure la stessa ragazza che è stata uccisa e sepolta viva insieme al bambino che doveva partorire. E diremo che la coscienza collettiva di un'intera nazione è stata scossa. Così credo che sia accaduto anche in quei giorni, in quei tempi. Per la generazione di quel tempo, seppure non erano uh, così numerosi come nei nostri giorni, ma credo che questo crimine abbia scosso profondamente le coscienze di coloro che hanno in qualche maniera uh, visto che un fratello ha potuto uccidere: il caso di Caino, che ha tolto la vita a suo fratello Abele per uh, un motivo che diremo noi. Non potrebbe mai, poi mai giustificare alcuna forma di violenza, immaginiamo tale, di tali proporzioni. E quindi Caino che toglie la vita ad Abbene perché invidioso del favore che questo suo fratello raccoglieva dinanzi alla presenza di Dio. E quindi nelle nostre anche osservazioni e meditazioni bibliche. Forse citiamo questo uh, caso di uh, così efferatezza cri criminale proprio per uh, aiutare le persone a comprendere quanto male è venuto ormai nella realtà, nella generazione umana e quanto invece il, il Dio ci inviti ad amare il prossimo. E quindi a non pensare mai di esercitare alcuna forma di violenza, di crimine, di assassino addirittura nei confronti del proprio fratello, perché tali siamo, agli occhi del Signore, figli suoi. E questo è soltanto un aspetto. Ma abbiamo ancora un'altra uh, costellazione. Io vorrei chiedere adesso al pastore Paolo Malerba che se dovessi predicare Paolo... Su quello che è l'argomento di Sodoma e Gomorra, eh, come abbinereste le cose con i pensieri di oggi? Certamente oggi viviamo in un tempo in cui credo che Sodoma e Gomorra sono forse eh, meno, meno, meno peggio di quello che accade oggi. Forse la corruzione che c'è oggi, la malvagità Scusami, che c'è oggi. Paolo, Prego. A livello di, di malvagità o a livello di, mal, di malvagità e del numero del, dei, degli attori della malvagità? Ma anche del numero, non solo della, della qualità della malvagità. Perché allora ehm, per quanto riguarda Sodome e Gomorra, eh, il peccato consisteva soprattutto nell'immoralità. Oggi non solo c'è l'immoralità, ma c'è un'immoralità che violenta in un certo senso la libertà degli uomini, c'è la prevaricazione, c'è la corruzione in tutti i settori, possiamo dire, della società, c'è l'egoismo che aumenta, c'è l'egocentrismo, la supremazia sugli altri e certamente davanti a Dio... E eh, eh, questo è gravissimo, per cui non possiamo non aspettarci che ci siano dei giudizi sulla Terra. E se riusciamo ad aprire gli occhi, perché gli occhi bisogna tenerli aperti, li vediamo già certi giudizi avvenire sulla Terra. Scusami che te lo dico, bisogna averli aperti di giorno o di notte gli occhi? ebbè eh bisogna averli aperti di giorno in maniera particolare perché. perché purtroppo di notte sono troppi gli occhi invece eh sì. sodomiti, sì, che sì, sono sì. aperti, sì. eh? Sì, questo è vero, quindi c'è una corruzione, ripeto, immorale, dilagante e, nello, e che poi viene anche autorizzata. Questa corruzione, eh, fra l'altro, dalla società. Oggi il peccato non è più peccato, anzi. Eh, si, si predica sulla trasgressione, non sulla non trasgressione. In effetti vediamo anche per quanto riguarda le pubblicità, eh, chiamano le persone alla trasgressione perché la trasgressione porta libertà, bisogna trasgredire, bisogna eh, diciamo, fare tutto quello che si desidera, è lecito eh, commettere adulterio, è lecito... Avere relazioni sessuali con chi si vuole avere, sia con maschi che con femmine. Insomma, oggi possiamo definire appunto un tempo, il tempo di oggi è uguale a quello di Sodoma e Gomorra, per cui non possiamo non aspettarci dei giudizi di Dio sulla terra. Ci sono comunque tante catastrofi che eh, si verificano e mai come in questo tempo sono più numerose dei tempi passati. Io non credo che non siano sotto il controllo e la sovranità di Dio. Sono sotto la sovranità di Dio, sono anche volute da Dio per, eh, diciamo, per scuotere un pochino le coscienze e far capire che l'uomo su questa terra non è eterno, fra l'altro vive anche su una terra precaria. La vita dell'uomo è precaria su questa terra. Quindi è, è, è chiaro che prima o poi ogni persona dovrà dare conto a Dio del suo operato. Eh, io vedo che grazie a Dio i servitori sono sempre pronti a conoscere quello che è la realtà della parola. In funzione dei tempi che viviamo, anche perché ho involontariamente invertito delle domande e di fatti passo subito al Pastore Michele e qui gli chiedo qualcosa che ci dica un suo pensiero circa una possibile predicazione della chiamata di Abramo. E puoi dirci qualcosa, Michele? Sì, um, è singolare la, la, la storia della chiamata di Abramo perché da lì procede un piano. Che si è poi man mano uh, svolto nella storia uh, dei popoli, nella storia del popolo di Israele. Abramo era un uh, um, abitante della città di Ur dei Caldei, quindi una grossa civiltà del suo tempo e pare che fosse anche di famiglia abbastanza uh, importante. Eppure, Uh, Abramo riceve, diremo in maniera anche forse inspiegabile una chiamata da una divinità che non era nemmeno la divinità che adoravano i suoi padri o i suoi conterranei. Un Dio diremo sconosciuto, ma che si rivela e sceglie di rivelarsi ad un uomo in particolare. Ora noi capiamo che le scelte di Dio non sono mai casuali e che Dio guarda profondamente nel cuore degli uomini, in essi riconosce quelle caratteristiche, quelle virtù, quelle qualità che sono adatte ai suoi propositi. Quindi diremo che Abramo fu un uomo scelto, scelto nella sua generazione, nel suo tempo e anche tra la sua gente. E la sfida di Dio fu abbastanza, diremo, eh, inquietante per la vita di Abramo. Abramo, ora tu devi lasciare la tua terra, devi uscire dal tuo parentato e devi andare dove? Dove io ti mostrerò. Quindi Abramo fu anche il, diremo, il progenitore della fede perché fu un uomo che iniziò a camminare per fede seguendo una chiamata che Dio gli aveva rivolto non conoscendo quale sarebbe stato il futuro della sua vita, non sapendo dove lo avrebbe portato l'iddio sconosciuto che a lui si rivelava, ma in Abramo eh, ci riconosciamo e si riconoscono eh, un po', diremo tutte le grandi religioni monoteiste, gli stessi islamici non hanno nessuna difficoltà a riconoscere in Abramo un padre, un padre, un patriarca Uh, così come gli ebrei e naturalmente noi cristiani perché in Abramo questa fu la promessa che uh, Dio rivolse a questo suo servo in te saranno benedette tutte le nazioni e noi possiamo riconoscere che questa antica profezia è stata così adempiuta Abramo l'amico di Dio beh abbiamo uh, ancora una decina di minuti e voglio dedicare al pastore è Michele, su una figura eh, veramente bella dell'Antico Testamento, che è la figura di Giuseppe. <ride> eh, sentiti libero di esporci questo personaggio, questa figura, come senti nello spirito, Michele. Bene, come abbiamo, e come voi, cari amici telespettatori, avete potuto constatare, eh, da questa sintesi che eh, non poteva essere fatto diversamente di questi personaggi o di questi fatti che sono accaduti migliaia di anni, migliaia di anni fa. E la straordinarietà della parola di Dio è, è questa: che fatti che ormai sono sepolti nella storia, una storia così antica, sono di un'attualità incredibile, la malvagità di Caino, come è stato detto, la corruzione e l'immoralità di un popolo o di alcuni popoli ricorre ancora oggi in una maniera ancora più drammatica, più difficile eh, di allora. Tanto è vero che come è stato accennato forse gli abitanti di Sodoma e di Gomorra di fronte ai nostri attuali, insomma, sembrerebbero quasi, insomma non dico degli angioletti ma perlomeno delle persone diciamo più adeguate tra virgolette a quelle che sono i mali d'altronde l'Apostolo Paolo in una sua lettera dirà, scriverà questa parola così profetica negli ultimi tempi riferendo certamente noi crediamo che questi sono gli ultimi tempi della pazienza di Dio non facciamo previsioni non facciamo date non diciamo, sappiamo che di fronte all'eternità di Dio potrebbe succedere domani potrebbe succedere fra mille anni lo diciamo per, eh, perché molte volte ci accusano di catastrofismo ma l'Apostolo Paolo diceva che negli ultimi tempi gli uomini saranno Ideatori, creatori del male. E io vedo proprio che ci sono persone, eh, associazioni, bande che proprio riescono a fare delle cose che sembrerebbero inimmaginabili, come cioè, hanno una creazione interna, un atto creativo interno verso il male. Dunque, la nostra realtà è questa. Ancora oggi abbiamo di fronte a noi una società che va sempre più verso l'immoralità, Dio rimane sempre escluso, sempre più escluso dalla coscienza dei più, nonostante i proclami religiosi, ma Dio è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. E ancora oggi Dio chiama persone, come chiamò Abramo, come abbiamo ascoltato, li chiama ad uscire fuori. E la definizione di chiesa, proprio nel termine greco, è proprio questa ecclesia, cioè... Persone chiamate ad uscire fuori. Sappiamo che non è facile, sappiamo che è più comodo camminare la via larga, quella della religiosità, dei riti, delle, delle parole che poi alla fine non hanno nessun contenuto. Sappiamo che è più difficile parlare di vie strette, di vie angustie. E siamo accusati di essere eh, passati di, alla nostra mentalità, una mentalità retocrata, eh, di non essere liberi secondo quella che è la libertà che oggi si intende per libertinaggio più che vera libertà, ma noi ringraziamo Dio perché ancora oggi ecco, il tema della... Predicazione, annuncio. Questo è lo scopo per cui anche esiste questa tr trasmissione: per chiamare persone ad uscire fuori. Non a seguire noi o oh, la nostra Chiesa, la nostra denominazione, ma a seguire Cristo. In questo contesto è così, eh, c'è la figura di Giuseppe: Giuseppe che da figlio prediletto, da figlio amato, poi per l'odio per l'invidia dei propri fratelli, dei suoi propri fratelli, prima pensano di ucciderlo, poi lo venderanno come un servo, schiavo e lui andrà lontano dalla sua famiglia, dai suoi affetti, da figlio prediletto, amoroso, è costretto poi a divenire maggiordomo, servo, in una casa, in un paese lontano, oltretutto anche pagano e se le disgrazie... Diciamo non fossero finite ancora, continuino perché, come sappiamo, accusato ingiustamente perché rifiuta proprio il peccato della volontà di questa sua padrona che, innamoratosi di lui, lo vuole fare suo. Ma lui, per il timore di Dio e per rispetto del suo padrone che gli ha dato fiducia, rifiuta questo inganno che gli avrebbe portato sicuramente godimento umanamente parlando e che anche umanamente parlando noi avremmo giustificato povero Giuseppe odiato dai fratelli venduto come schiavo finalmente qualcuno che può dargli gioia e godimento umano e anche possibilità perché se, avesse, se fosse entrato come voleva nelle grazie della padrona di casa sicuramente gli, sarebbero, gli si sarebbero spalancate belle prospettive, ma Giuseppe ha il timore di Dio, quello che purtroppo manca oggi in milioni di persone, in miliardi di persone nel nostro cuore. Lui dice di no, dice di no e per questo no accumula disgrazie su disgrazie in una prigione perché poi Viene ribaltato la cosa, la donna, vistosi rifiutata, dirà al marito che Giuseppe la voleva violentare, che lei si è ribellata, eccetera, eccetera, e lui finirà in carcere con eh, il rischio molto probabile anche di essere ucciso. Ma c'è una frase molto bella. Ma Dio era con Giuseppe. Cari amici, cari telespettatori, è vero che noi possiamo apparire e siamo una minoranza. Non vogliamo minimamente vantarci del nostro numero, ma una cosa ci interessa più di tutto e tutti: che Dio è con noi. Che Dio parli attraverso anche questa modesta trasmissione ai vostri cuori. Dio era con Giuseppe e quando Dio è con una persona, questa persona può rimanere sicura. Noi conosciamo la storia. Giuseppe alla fine sarà onorato da Dio. Lui diventerà viceré di Egitto, attraverso di lui il mondo di allora uscirà fuori da una crisi tremenda, da una carestia tremenda. L'Egitto acquisterà tesori e tante cose meravigliose grazie a quest'uomo straniero che questi stranieri hanno accettato e che i propri fratelli hanno rifiutato. Bene, questo mi fa ricordare a conclusione un verso dell'Evangelo di San Giovanni. Gesù venne in casa sua e i suoi non lo ricevettero, gli sbattettero la, la porta in faccia fino a crocifiggerlo alla croce. Dunque, il prediletto amato di Dio viene tra i suoi fratelli, lo crocifiggono, lo offendono, lo rifiutano, ma a tutti coloro. Che lo accettano, che lo credono, lui dà un diritto meraviglioso, che siano stranieri, che siano neri, gialli, che siano della peggiore risma o della migliore razza umana, per Dio non c'è differenza. E chiunque va a lui. Chi accetta Gesù nella propria vita, questo Giuseppe che ha sofferto tanto, ma come Giuseppe. Ebreo trionfa, Gesù ha trionfato, non diventando viceré di Egitto, ma riacquistando quello che lui è sempre stato, re dei re e signore dei signori. La sua resurrezione è la base della nostra fede. Che annunciamo ancora oggi: ci crede in Gesù, è liberato, è a questo diritto. È un figlio di Dio, che ognuno di voi lo possa essere e lo possa accettare. Beh, ringraziamo il pastore Michele che ha dato. Una prova pratica dell'argomento, della predicazione, e volutamente le abbiamo lasciato questo spazio, conoscendo il suo cuore e il suo ministerio. E il nostro ministerio siamo portati ad innalzare la figura di Gesù Cristo, che è l'unico Signore. Il cristianesimo è vittorioso, il vero cristianesimo non sarà mai perdente. Cari amici, continueremo ancora con questa serie. E Prossimamente parleremo appunto sui libri del Pentateuco, la predicazione che verrà sui libri del Pentateuco e voglio ricordarvi che l'emittente è sempre questa, il giorno anche, sono anni, grazie a Dio, riusciamo a mantenere ancora questi appuntamenti e ringraziamo il Signore per questa libertà. Io benedico ancora questa emittente che ci ospita e non mi resta che passare ai saluti. Ho ancora il Pastore Michele Passaretti, il colpevole delle domande. Il pastore Paolo Malerba, Michele Romeo, Remo Cristallo. Vi salutano sinceramente, affettuosamente, con l'augurio più grande. Dio vi benedica.